sta botta? Aspettate un attimo. Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Mario Cattotto. Mario Cattotto. Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Mario Cattotto. Chi temo? Non si dice. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Soltanto se vedrete la clip che metterà Joseph in bianco e nero potrete capire questa cosa. Bene. E infatti, ma oggi... io prometto di far piangere sia Tube che Blazzi, confusissimo, all'inizio confusissimo, per una cosa particolare che ora voi state già vedendo a schermo, ragazzi, ma che loro posso immaginare, non sanno. E quindi, vai, ragazzi miei, lasciate un like se volete altri video insieme, iscrivetevi al mio canale e a loro. No, lo sapevo, sì. Ecco perché... Sì, avete detto, ragazzi. Hai detto solo il gusci. Tema di oggi è solo gusci. Verdi, rossi e probabilmente blu. Va bene. Va bene. Per rendere l'episodio un pochino più frizzante, per favore, non utilizziamo i gusci come protezioni. O poi li possiamo utilizzare come volete. Ma vatta a dormire, Gianfranco. Qua già ci facciamo una chiagnuta. Che sei male. Io nel non mentre vi ho abbassato un po' il volume. Raga, perché sennò. Si sente, abbassa l'audio, se no mi si risente nelle cuffie. Sì. Solito pentito man. Vai. Ecco. Ma, qua, ragazzi, chi è che ha fatto quindi, la falsa partenza? Per chi non l'avesse capito, le regole appunto sono le seguenti. Dai cubotti, dai cubi, dalle casse, come le chiama Gianfranco, usciranno solo ed esclusivamente gusci. Questo potrebbe essere sia un bene che un male. Quindi, ecco, e io non mi sono protetto. Cioè, ce l'avevo in mano il guscio verde. No, non ho preso il cubo. E nemmeno io l'ho preso, bro. Mamma mia, uno peggio dell'altro. Sì, no, ma raga, cioè, si vede che è da un pochettino che non giochiamo a Mario Kart, eh. È quanto vero, è passato, bro? È una settimana, una settimanella che non giochiamo. Si pigliano le monete, Si pigliano ovviamente le monete. Vabbè, ma quelle che stanno a terra. Ma solo gusci verdi? No, si pigliano pure nelle casse, si pigliano. Raga, ma vi sono usciti i gusci rossi fino a mo'? Sì. Ah, ok. Allora, so io che trovo solo gusci verdi qua. Guarda Giuseppe, come va. Sì, ma ragazzi, cioè, è veramente infattibile. Guarda là, guarda là. Sì, infattibile. Guscio blu! Mamma mia, come godo! Acciappa il bot! Eccoli qua. Scusa, Gianfra, scusami. Ti voglio bene, scusa. Scus. Ovviamente sta protezione. Comunque, di gusci rossi ne dà veramente pochi. Vero, però qualcuno è arrivato il guscio blu. Non conviene farsi la partita in cioè primo. Non conviene. Vero. E perciò ragazzi, cambiano tutte le regole del gioco. Meglio non essere No. Wayu, mi stanno distruggendo, ecco qua, dai. Tosto, ragazzi. Ma dove vai, Giuseppe? Ma che ne so, fra, sono confusi. Guscio blu. Ma chi? Cioè, scusa, ci distrugge. Mamma mia, quanti gusci blu stanno arrivando. Veloce. Gira. Vai. Non mi lancia sto guscio rosso, non me lo lancia. Chiama Mirko primo, pure mo no. Avevo detto prima di iniziare il video, forse... No, poi l'ho detto pure nel video che l'avrei fatto piangere. Quindi prima e dopo l'inizio del video, ma lo dobbiamo fermare. Col guscio verde. Ma Mirko, se ti piavo col guscio verde piangevi fino a dopodomani. Questo è vero, bro, questo è vero. No, non ci credo col... No, vabbè. No, la solita sfiga. E vai così. No, era protetto, vai, non ci credo. Vai così. Attenzione, ragazzi, Blazzi, dov'è? Non mi compare la scritta, dov'è? Non è ancora arrivato. Mamma mia, Blazzi ottavo. È arrivato ottavo, che scandalo, ragazzi. Gianbra, www.maninuove.te. Mamma mia, bro. Ma vedete quello che succede, ma voi guarda, mamma. Mirko, mi senti, ad un certo punto gliele compriamo noi ste mani, perché se Gianbra non le vuole comprare, a sto punto io, cioè, facciamo sta donazione, sta opera di bene, facciamola, Giuseppe, perché c'è Metà e metà, bro, e gliele pigliamo, ma fatte bene, quelle di buona qualità, e Gianfranco si spera inizi a giocare un po', perché non è possibile. Mi senti, ma il problema sai qual è? Che noi abbiamo dato in mano ai bot gusci verdi, rossi, blu, allora Gianfranco praticamente è un uomo finito.
Cioè, capite? Quel problema è sempre la sua continua battaglia con i bot. Ma guarda che bro, che è stradifficile sta cosa, eh? Sì, cioè. Sì. Perché sai che ancora più del solito si può ribaltare tutto alla fine. E quello è il problema, sì. Perché arrivano gusci blu, rossi, verdi, gialli. Gianfranco. Scusa. Ti devo censurare mille volte poi nei video. Raga, nella tua scia. Io l'ultima reaction ai record mondiali l'ho fatta proprio qui, no, su questa pista, perciò vi dico. Bro, come... Perché l'ho buttato, che mi serviva, perché l'ho buttato? Buono, Gianfranco, ecco, vai qua, tranquillo. Ecco qua. Gianfranco, ecco, e tu t'azzecchi a culo. Scusa. Capisco che, però... Ciapalo. No, sì, Gianfranco. Vabbè. Raga, guardate un attimo la mappa, date un attimo un'occhiata. Ma dove sta quello? Non lo so, ragazzi, oramai su sta pista. No, ma vabbè. Un guscio blu glielo buttano per caso? No, mi devo allora, beccare. Allora, qua solo gusci, verdi, blu e rossi. Non gli arriva un guscio blu a quello. Oh, ma che sono questi gusci? Per caso ne arriva un guscio blu? Giuseppe, ovviamente, che mi piglia a me. Gianfranco, tu ti metti davanti? Non ti mettere davanti. Ho capito. Bro, basta Mirko che sta a 10 metri davanti. Vabbè. Ma lo fermiamo, dico, Mirko? Se tu vuoi far vedere qualcosa di veramente... veramente top in questo video, metti costantemente il mio gameplay, che faccio vedere un attimo come si gioca. Lo sapevo. Guscio! Cioè, vabbè, ma quando lo fermiamo? È impossibile recuperare qua. È impossibile proprio. Recuperarlo è veramente impossible of United States of America. No, ma proprio per me è impossibile recuperare. Mamma mia, guagliù, comunque sto a fare una gara che... Cioè, sono... Mamma mia, ridicolo. Tranquillo, Giuseppe. Sono pure calpestato, vai, va. No, ma infatti questa parte del gameplay non la posso mai far vedere, perché è una vergogna. Metti a me che faccio vedere dove si passa i trucchetti qua, faccio vedere tutte le scorciatoie strane. Sono decimo, mamma mia. Quando le saprete mai se queste scorciatoie? Queste? Scorciatoie. No, ma guarda, mannaggia, guarda l'abitante, c'ha il guscio blu in mano, non lo lanciava quel maledetto, ah. Stupiezze. No. Vabbè. Non si dice. E noi raga, ma quanto distacco c'è tra me e voi? Mamma mia, raga, io non so più giocare. Ma guarda! Non so più giocare, ragazzi. Ragazzi, ma siete impazziti? Giuseppe, questo lo devi mettere proprio come inizio video. Cioè, inizio video metti qua, bro. No, io lo nascondo il più possibile invece questo inizio video. Ma bro, io potevo quasi doppiare. Sì, vabbè, doppiare, monne. Non esageriamo. No, mamma bro, mia, cioè, io... Allora, questo è un annuncio per Nintendo Giappone. Fate uscire un aggiornamento in cui mi nerfate. Giuseppe? Ragazzi, io, cioè, non ho capito cosa è andato storto in questo tragitto. Ma non c'è bisogno di nerfare Mirko. Mirko, ma se non ti cazzo, è normale che ti fai la gara liscia. Gianfra, pure però tu devi stare solo zitto. Pure io mi stavo a fare la gara liscia prima, fin quando non è arrivato quel guscio blu all'inizio. Poi, fine. Gianfra, però noi siamo due bot comunque, perché lui ha ricevuto due gusci blu. Sì, ma e sono comunque volato. Io invece avevo due dietro quando ho ricevuto il guscio blu. Vale normale. Poi dopo ma il vantaggio io me lo sono guadagnato. Cioè, bro, io so dei passaggi in quella pista che vedranno poi successivamente nel mio video, che sono veramente illegali in quella pista lì, eh. Cioè, ragazzi, io pensavo di portare la rivoluzione nella quale avrei fatto piangere Mirko. Mirko che fa, arriva primo. Bravo, Giuseppe, bravo. Tu sì che sei una volpe, devo dire la verità. Gianfran, parla tu che sei ancora quello che tempo fa facesti la cosa. No, dobbiamo fare la cosa che... No, mo ci parto io, ultimo. Esatto, io parto dopo 15 secondi. Chi parte dopo 15 secondi è avvantaggiato. Poi bam, Gianfranco ultimo. Mamma mia, che panico. Giuseppe. Magno del guscio rosso. Non fa niente, però ti ho beccato lo stesso bene qua. Oh, qua piacere. È perfetto, perché comunque la scorciatoia non la potete prendere, visto che comunque i gusci non ci sono. Oh, mamma mia, raga, ma vi devo far notare di nuovo. No, Fra, no, ti prego, fermati. Maronna mia. Gianfranco, alleiamoci e fermiamolo, ti prego. Gianfra, alleati. Cedi al lato oscuro della forza, Gianfra. Vabbè, me ne ce n'hai un altro da lanciarmi, Gianfra. Chiedo, Gianfra, lanciagli pure il tuo kart. Cos'è sta botta?
Aspettate un attimo. Ma che è stato? Chi è? Vai, pure so, il guscio una botta terribile. Ma dove? Da me. Da te. E va a controllare, Gianfra. Va via paura. Tranquillo, Gianfra, se vai. Se devi mollare, Gianfra, vai tranquillo, così arrivo prima di te. Fai oh, vabbè, possiamo... Oh, bro, oh, ma guarda il lato positivo. Possiamo fare tranquillamente che... Entrano i ladri in casa mentre gioco a Mario Kart. Infatti, ci abbiamo il titolo, eh? Gianfra. A posto, Gianfra, io grande. Io devo ricontrollare. Se... Unica cosa, sopravvivi, cioè non farti... Capito? Fa controllare, vabbè, bro, cose siamo simili. Sinceri. Perché... Siamo sinceri, bro, cioè. Anche dovesse. No, non si dice, no. Dai che anche sono terzo almeno, va. No, Gianfranco, io gli voglio talmente bene che una cosa simile non gliela augurerei mai. Ma nemmeno io, nemmeno io, nemmeno io. Guscio! E sì, Giuseppe, ora che arriva il guscio blu, sento, sono arrivato io. No! A pollenatrocchio. No. Ha vinto? Ha vinto, mi sa. La Madoi, ho vinto. No, Gianfra, ti sei salvato per 29.30, ti sei salvato. Mannaggia la miseria. Gianfra, però, porca di quella vacca. Cioè, ma è super lo sto bot. Ma ci abbiamo due bot davanti, Gianfra. Ma mostro addirittura questa nuova modalità. Prendo pure vantaggio. Prendo pure margine. Ma io ho fatto tutto questo per fermarti. Per fermarti. Ho fatto tutto questo per bloccarti. E non è servito a nulla. No, bro, mi stai soltanto aiutando. Ma non è perché possibile. Se io vinco quest'altra gara, io faccio punteggio pieno, bro. 60. Non succederà, bro. Non succederà. Se io faccio 60... Ti metto a 90. No. Mannaggia miseria. Ogni volta queste cose. Questa la acchiappo io. Ma va, questa parte proprio bene. Parte va. Questa qua l'ho si batto piglia io. Quel setup. Ma monetine. Ma come mi ha dato la moneta? Oh. Sì pure a me. Mamma Bazzido. Mia ragazzi. Io con Mario Kart ci scrivo proprio. Ma che scrivi? Stat sit. To Giuse. Ma mi ha dato la moneta. Oh. Ma non si può fare sta vita. Non si può fare un altro guscio rosso con Gianfranco. Dai ragazzi, no però. Cioè veloce, dai questa veloce. Sta macchina Gianfra, che non fermalo corre. Gianfra. Mi ha pigliato lì dietro. Così a casaccio, era un verde. Anche qua raga, conosco una scorciatoia. Niente male, eh. Ma Gianfra, mo piangi, eh. Mo te lo dico. Vabbè, io sto cercando la chiappa a Mirko. Tu mi acchiappi a me. Ecco qua, un altro guscio rosso. E Gian, se ne Gianfra, va. Vedi ciao, perché Gianfra. Vedi Magno perché tuo taral, Gianfra. Mirko. Guarda allora, Gianfra, vogliamo sta. Allora Gianfra, vogliamo fare una cosa, ci prendo anche a lui. Mannaggia. Gianfra, vogliamo fare una scommessa, ti lascio passare avanti e poi vi risupero. Ma stai ecco zitto, qua. Guarda che dice sto bandito. Ma ragazzi, guarda qua come salta sui pilastri. E guscio e blu che due palle. Mamma mia, Gianfra, un'altra volta. Veloce. Raga, ma la mia macchina non corre manco. Dai, mannaggia la miseriaccia. Gianfra, tu con questo setup. Gianfra! Mannaggia. Che vuoi, Giuseppe? Gianfra, mi stai pigliando sempre con i gusci verdi all'indietro. Per favore, stai fermo. È meglio così. Cioncati le mani. Meglio così. Hai voluto mettere i gusci e mo pedalo. Gianfranco, è che si dice una cosa così agli amici. Perché si mettono i gusci quando si gioca con gli amici. L'ho acchiappato con 350 gusci. L'ho acchiappato, questo continua. Continua a starmi dietro, ma non è possibile. Guscio! Buono Gianfranco! È la Madoi! C'ho l'arsenaluccio, Giuseppe. Vabbè, chi l'ha mangiato il guscio blu? L'abitante rosa della... Dai, ragazzi, a Mirko non lo fermiamo più. Raga, se c'era un altro giro doppiamo Baby Peach. Mamma mia, aiuto. Io che volevo fare l'entrata in scena incredibile che così Mirko non ma ci poteva ragazzi, mai superare. Ma che cazzo. Ma dai raga, ma su vi Giuseppe, basta. No cioè, Mirko, Giuseppe, io basta. Sai che faccio sto video, non lo pubblico. Bravo, fai bene. A sto punto mi conviene giocarmela così. Sì, che... sì, no, guarda bro, io guarda, nel mentre che voi arrivate al traguardo, io mi preparo per il mio video. Pazziatore maledetto, mannaggia. È già frato preso. No, non ti ho beccato io. Mamma mia, vediamo il punteggio. Siatore maledetto. Ah, Gianfranco quinto. Io nel mentre mi preparo per il mio video, Giuseppe, ti dispiace?
Dai, no, vai, vai però, talmente però... che sei avanti, tu già stai registrando il video dopo, sì, capito? Sì, 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 bentornati, fratelli di Tuberania. Stai andando, mi porto avanti con la intro, bro. Ragazzi, allora facciamo così. Quello di oggi voleva essere un esperimento per mettere in difficoltà Mirko. Mai più, per totalmente favore, fallito, più. Cioè, non è proprio cosa. Quindi, non ragazzi... totalmente fallito, bro. Un fallimento totale. Esatto, come Gianfranco, un fallimento. No! No, 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 in amicizia sempre. I canali di Tube Blazzi sono in descrizione, a schermo. Io non ho... cioè, boh, ciao, non ciao a tutti, più alla prossima. Idea, per favore. Ma perché, scusate, ma perché non posso salutare anch'io? No, non puoi, ciao. Ciao. Ciao, ciao raga, ciao.